Sono state fondamentali le segnalazioni e le denunce dei cittadini nell'indagine che ha condotto ai 5 arresti di quest'oggi dei carabinieri della compagnia di Giuliano. Spiega così la brillante operazione il capitano Antonio Delise, chiarendo che erano sulle tracce dei balordi già da diverso tempo. Ci tengo a precisare, siamo arrivati alla cattura anche grazie alla segnalazione e alle varie segnalazioni che ci hanno fatto i cittadini da diverse settimane. Che ci hanno segnalato questa Audi S4 con un rombo particolare, anche perché modificata, che ci è servito molto di aiuto per iniziare la nostra attività di indagine. A seguito di questa segnalazione, i militari dell'aliquota operativa del nord della compagnia di Giuliano si sono messi alle calcagna di questi 5 che poi abbiamo scoperto essere rom del campo di Scampia e Secondigliano, e ieri sera abbiamo fatto un intervento in flagranza di reato a Grumonevano. Dopo che i 5 malviventi erano entrati all'interno di un'abitazione di un'anziana donna di Grumo e lì hanno tentato anche, anzi sono riusciti a speronare la nostra autovettura di servizio, ma fortunatamente il dispositivo era ben sistemato per riuscire a bloccarli in flagranza di reato. A complimentarsi con i militari anche il sindaco Antonio Pozziello. L'arma dei carabinieri sta dimostrando che rispetto ai campi rom non possono esserci e che non sono tollerate sacche di illegalità più o meno diffuse, dichiara il primo cittadino. A nome dei cittadini di Giuliano ed in particolare di quelli della zona costiera particolarmente bersagliati da questi fenomeni, il ringraziamento al capitano Antonio Delise, dal comandante del nucleo di Castello di Cisterna, il tenente colonnello Rino Coppola, al comandante provinciale, il colonnello Ubaldo Del Monaco, per il lavoro costante che fanno sul nostro territorio.